Non ci sta ad essere additato come il sindaco che invece di garantire il cambiamento come i suoi predecessori, per svariati motivi anche lui è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Renato Accorinti, primo cittadino di Messina, è stato infatti iscritto sul registro degli indagati per l'inchiesta sull'inquinamento ambientale dei torrenti della città causato dall'illecito sversamento delle condotte fognarie. Lo stesso atto è stato notificato la vigilia di Natale anche al dirigente comunale Antonio Amato, al presidente dell'AMM Leonardo Terra, e all'ex direttore generale Luigi La Rosa. Giovedì scorso la Procura aveva già provveduto al sequestro di 9 torrenti e del quadro dei comandi del depuratore di Mili. Chiederò di essere ascoltato con immediatezza dalla magistratura in cui ripongo la massima fiducia al fine di poter esporre l'intenso e continuo lavoro posto in essere in questi 3 anni e mezzo per recuperare situazioni di degrado generatesi negli ultimi 30-40 anni. Questa è la reazione di Accorinti che è impegnato oggi a Taormina per l'organizzazione del G7 in qualità di sindaco metropolitano, ha affidato ad una dettagliata nota tutti i particolari della vicenda, evidenziando come l'attuale amministrazione stia lavorando per ovviare ad un problema sorto negli anni Ottanta. Il primo cittadino ha inoltre puntualizzato che il finanziamento dei lavori è stato inserito nel masterplan. A lui adesso produrre il nutrito dossier ai giudici del Tribunale di Messina che stanno istruendo il caso e fornire risposte certe ai cittadini.